Oggi a Nos TV parliamo della ristrutturazione del centro di salute mentale di Portogruaro, di Buongiorno Estate a Jesolo e sarà nostra ospite Ivana Bravin. Questo e molto altro a Nos TV. Buonasera e benvenuti a Nos TV. Con il classico taglio del nastro, ieri mattina l'assessore regionale alla sanità e alla programmazione sociosanitaria Manuela Lanzarin, affiancata dal direttore generale dell'ULS 4 Carlo Bramezza, ha inaugurato il rinnovato centro di salute mentale di Portogruaro. La struttura di via Forlanini, nata negli anni 60, è stata ristrutturata, ammodernata e adeguata alle nuove modalità di lavoro e di approccio con i pazienti. Ascoltiamo nel prossimo servizio cosa ha dichiarato l'assessore regionale Lanzarin a margine dell'inaugurazione. Sì, è una struttura importante, strategica, perché il territorio è fondamentale, l'abbiamo visto anche in questa vicenda dell'emergenza coronavirus, l'integrazione tra la parte ospedaliera, la parte territoriale, la presa in carico nel territorio e strutture come queste, il centro salute mentale come altri centri che si occupano di servizi sociosanitari, servizi rivolti alle persone più vulnerabili, più fragili, insomma sono fondamentali perché non solo evitano una ospedalizzazione, quindi evitano se vogliamo anche dei costi molto maggiori, ma vanno nella direzione anche di una maggiore qualità di vita per queste persone, perché parliamo di inserimenti lavorativi, parliamo di inserimenti abitativi, parliamo di vita indipendente e questo sicuramente diventa fondamentale appunto nel seguire, ma soprattutto nel dare una risposta a chi deve affrontare situazioni come quelle legate alla salute mentale. Ci spostiamo ora a Jesolo. Buongiorno Estate è stato un appuntamento solidale che ha riscosso grande successo. L'evento, ideato da quattro imprenditori jesolani per dare il benvenuto alla stagione estiva e svoltosi online lo scorso 17 maggio, ha voluto dare un sostegno alle famiglie del territorio. In cambio di una donazione sono stati generati dei buoni aperitivo che i partecipanti hanno potuto consumare negli esercizi che hanno aderito all'iniziativa. La generosità di tanti ha permesso di raccogliere 6.600 euro destinati all'acquisto di buoni spesa da erogare ai nuclei familiari in difficoltà. Il ricavato è stato consegnato ieri agli assessori alle politiche sociali Roberto Rugolotto e al commercio e attività produttive Alessandro Perazzolo dagli organizzatori dell'evento. Gli assessori hanno poi commentato: un plauso e un grazie di cuore vogliamo rivolgerlo agli imprenditori che hanno voluto dedicare alle famiglie di Jesolo un gesto concreto di vicinanza e sostegno e a quegli esercizi che hanno aderito all'iniziativa. Un grazie lo rivolgiamo anche alle persone che hanno voluto dare un contributo permettendo di raccogliere queste donazioni. Questi gesti sono la dimostrazione di una comunità attenta al territorio e in particolare ai bisognosi. In tempo di Covid sono diverse le scuole paritarie nella provincia che stanno chiudendo i battenti. Anche Portogruaro sta per perdere un pezzo di storia scolastica perché sta per calare definitivamente il sipario sul liceo classico Marconi. Ascoltiamo il servizio. Se ne va un pezzo di storia della città di Portogruaro. Dopo 92 anni di attività chiuderà i battenti il liceo Marconi, la prestigiosa scuola paritaria istituita nel 1928 raccogliendo l'eredità del liceo classico collegato al seminario. Troppo pochi gli iscritti per continuare a tenere attivo il liceo classico, che quest'anno ha portato all'esame di maturità una classe composta da soli 13 ragazzi. Già da tempo gli iscritti erano in calo. L'istituto aveva provato negli ultimi anni ad attivare alcune classi, ma i numeri rimanevano comunque troppo bassi, tanto da costringere preside e rettore a smettere di pubblicizzare l'offerta formativa del liceo classico. L'istituto paritario non cesserà però le proprie funzioni, rimarranno attive sia la scuola primaria che quella secondaria di primo grado. L'istituto vescovile Marconi continuerà inoltre a mettere a disposizione i propri spazi per la facoltà di scienze dell'educazione dell'Università degli Studi di Trieste. Sarà ancora Luigi Pasqualinotto a guidare il consorzio di imprese turistiche Jesolo Venice per i prossimi 3 anni. L'albergatore 52enne, che è stato confermato dall'assemblea che si è svolta al Cursal di Piazza Brescia a Jesolo, ha detto: ringrazio tutti i soci per la fiducia che mi è stata rinnovata e che vale doppio se si considera il periodo difficile che
il turismo sta vivendo a causa dell'emergenza sanitaria. Saranno 3 anni impegnativi, ma che non ci spaventano, principalmente per 2 motivi. Da una parte perché assieme ai nostri soci disponiamo di una squadra che ha nel suo DNA la voglia di emergere e di lavorare per il bene della città e delle sue imprese. Dall'altra perché nel corso del primo mandato è stato realizzato quel grande progetto che porta il nome di Venice Sands e che è riuscito a mettere insieme tutte le spiagge della costa veneta e del quale Jesolo con il consorzio e la località capofila. È nostra ospite questa sera a Nost TV Ivana Bravin, che ha illustrato un libro che è in uscita in questi giorni, che si chiama Un tempo piccolo, edito da Gemma Edizioni e di cui l'autrice è Serenella Antoniazzi. Buonasera, benvenuta Ivana. Buonasera a lei, grazie, grazie dell'invito. Allora, questo libro racconta una storia vera, una storia che accade in questo territorio. Di cosa si tratta? Guardi, è una storia di dolore, ma è una storia anche di tanto coraggio. È una storia che tocca profondamente l'animo del lettore, perché è una storia profonda che ha radici su persone vere, su persone che si sono messe in gioco e anche a nudo, perché nel momento in cui si racconta una parte di sé è come spogliarsi. E quindi è un libro che secondo me darà molto al lettore. È un libro che emoziona, che fa venire i brividi, e che però dà anche molta forza, perché i protagonisti hanno molta forza. Ecco, io non voglio raccontare nei particolari la storia, ma voglio raccontare l'emozione che dà la lettura di questo libro. Ecco, è la storia di Michela e Paolo e dei loro 2 bambini che si sono visti travolgere non proprio di punto in bianco, ma con una serie di fatti, di vicissitudini che hanno vissuto, sono stati travolti nella malattia dell'Alzheimer precoce, e che però cercano di affrontarla nel migliore dei modi, anche attraverso il racconto. Veniamo un pochino a quello che è il suo ruolo. Lei è stata chiamata per la prima volta a fare delle illustrazioni per un libro. Da quanto era appassionata di disegno, com'è nata questa opportunità e come si è poi realizzata questa novità? Allora, il disegno mi ha accompagnato un po' per tutta la vita. Ogni tanto l'ho lasciato lì in parte perché ero presa da altre cose, però il disegno per me è sempre stata una necessità. Io sono stata autodidatta, qualche corso formativo, così ogni tanto a singhiozzo nella vita, però il disegno per me è stata proprio una necessità, perché attraverso il segno, attraverso il colore, sono riuscita a superare tanti momenti difficili della mia vita, perché lì, tra le matite, tra i colori, tra i pennelli, ho trovato la forza e di estraniarmi tante volte da quella che era la pesantezza della vita, e attraverso l'arte, attraverso l'espressione, ho viaggiato un pochettino più su. Ecco, e l'incontro con Serenella Antoniazzi è stato un incontro fortuito, è stato per caso. Lei praticamente mi ha chiesto come stavo, io le ho detto: guarda, sto passando un brutto periodo, perché ho avuto anch'io l'anno scorso un'operazione al seno, ho dovuto fare delle chemioterapie, ma attraverso proprio l'arte, il dipingere, il disegnare, anche questo momento è andato via un po' più serenamente. E lei è rimasta impressionata da quello che le raccontavo, e durante il periodo del Covid mi chiama e mi dice: ma Ivana, ti piacerebbe illustrare il mio libro? Sto scrivendo un libro, mi racconto un po' la storia. Io le dico: guarda che io non sono in grado di illustrare. No, ma tu dai, ci metti cuore, ci metti anima. E così ci ho provato. All'inizio l'editore mi aveva chiesto qualcosa di astratto, io ho fatto qualcosa di astratto, ma ho fatto anche un po' del mio, per cui ho usato i pastelli che tanto mi sono cari. Poi alla fine
sono stati pubblicati due pastelli e gli astratti, diciamo gli schizzi, certi schizzi sono stati adoperati per la promozione del libro e si trovano attualmente nelle vetrine dei negozi di Concordia. È stata un'esperienza anche per me veramente caduta dal cielo, ma che mi ha dato tantissimo, indipendentemente dalla mia capacità artistica che è limitata, ma mi ha dato tantissimo a me, personalmente. Ecco, l'incontro sia con Serenella che con Michela è stata una bellissima esperienza. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo che NostiVu è disponibile su YouTube, Facebook, Instagram e su Il 13 TV, digitando 13 o 605 sul vostro telecomando. Vi ringraziamo per averci seguiti. Arrivederci.